Rassegna stampa di oggi 27 febbraio 2018, questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Razzismo, i miei bimbi adottati insultati anche da adulti, questo paese scivola nel baratro. Associazioni dicono casi in aumento. In un post su Facebook, Gabriella Nobile, milanese, mamma di un bambino congolese e di una piccola etiope, si rivolge a Salvini. Dice: da un paio di mesi mi raccontano di un crescendo di insulti, grazie a persone come lei e ai suoi ipocriti slogan. Il portale Cronache di Ordinario Razzismo ha registrato 12 casi da gennaio, erano 15 in tutto il 2017. L'associazione Lunaria racconta di minacce sull'autobus a scuola, sui campi di calcio. Il clima politico che si è creato non crea relazioni pacifiche, dicono. E questo è vero, cari amici, è verissimo. Non ascoltate le menzogne, non ascoltate le menzogne, non ascoltate le menzogne di questa gente ipocrita che vi incita alla violenza. Ricordatevi sempre questo, ragionate con la vostra testa, cari amici. Roma, la sindaca Raggi dice stop ai diesel in centro a partire dal 2024. Intanto in Germania il Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia ha stabilito che è legale il divieto di circolazione per i veicoli diesel imposto per motivi di tutela della qualità dell'aria, quindi è legale. Siria, la cooperante alla BBC, cibo e aiuti umanitari in cambio di favori sessuali a operatori di diverse ONG e dell'ONU. La denuncia parte da alcuni operatori umanitari come Daniel Spencer, consulente umanitario che lavora per un ente di beneficenza, che ha raccontato alla BBC come alcune agenzie umanitarie stiano chiudendo un occhio sugli abusi in quanto si stanno servendo di organizzazioni terze e funzionari locali per distribuire aiuti in zone pericolose del paese, dove lo staff internazionale non può avere accesso. Neve a Napoli, scuole chiuse anche mercoledì, spostamenti solo se necessari, caos trasporti in mattinata, capoluogo campano paralizzato dalla nevicata e nelle prossime ore cresce il rischio per le gelate. De Magistris dice: ad oggi le previsioni meteo non hanno funzionato, ci hanno fuorviato, la protezione civile regionale ci aveva rassicurato. Assessorata alla scuola dice: in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della Protezione Civile, seguite finora una copiosa nevicata in bianca, che imbianca la città. Dobbiamo tutelare l'incolumità di bambini e adulti. E questo è vero. Pechino verso la cancellazione del limite dei due mandati per il presidente. Xi Jinping, leader a vita, popolo e analisti divisi. La decisione è stata accolta dal mondo degli affari con speranza e preoccupazione, mentre la stabilità assicurata dall'assolutismo di Xi permetterà di portare avanti le riforme economiche senza intoppi. La mancanza di check and balance espone il paese a pericolosi inciampi, creando un clima di diffidenza tra la comunità del business internazionale. Staremo a vedere cosa faranno i nostri cari i cinesi. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.